Barga, terra di marinai, Barga che ricorda i suoi concittadini caduti in mare. Con una intensa e partecipata cerimonia è stato inaugurato a Fornaci, presso la rotonda del Ponte Puccetti, il nuovo monumento voluto e realizzato dall'Associazione Nazionale Marinai con il sostegno del Comune, di molte aziende e altri enti locali. Questa grande ancora, dal peso di oltre 6 tonnellate, è dedicata in particolare a quattro uomini originari di Barga: Umberto Terigi e Pietro Chiezzi, militari della Marina morti nella Seconda Guerra Mondiale, e Marco De Candussio e Michele Robazza, periti nel maggio 2013 nella tragedia del molo di Genova. Tantissime le autorità e i cittadini che hanno partecipato alla scopertura del monumento. Ospiti speciali familiari dei quattro marinai a cui è dedicato, tra cui la sorella di Michele Robazza. Deve essere per noi motivo di orgoglio, perché loro hanno compiuto i loro doveri, quindi noi con altrettanta forza dobbiamo accettare questa disgrazia che ci ha colpito, però nello stesso tempo essere fieri che questi ragazzi sono riusciti con tenacia, con volontà, con capacità e con intelligenza a realizzare il loro sogno, a impegnarsi in questa loro strada, in questo loro cammino che li ha resi molto felici, li ha resi in grado di realizzare il sogno che si erano prefissi da ragazzi e di avere due belle famiglie con quattro bei nipoti che saranno senz'altro l'orgoglio di questi padri che dall'alto potranno vegliare su di loro. Un monumento che volevamo con forza, lo volevamo per il legame che c'è fra Barga e la Marina, lo volevamo e lo abbiamo voluto ancora di più con la disgrazia che è successa lo scorso anno alla Spezia, nella quale hanno perso la vita questi due nostri concittadini, Robazza e De Candussio. Per cui con questo monumento, che ricordo è uno dei più grandi d'Italia per quanto riguarda la Marina, vogliamo ricordare tutti i morti in Marina, quindi tutti quelli che hanno dato la loro vita, ma in modo particolare i nostri quattro ragazzi, due lo ricordo sono morti nella Seconda Guerra Mondiale e due lo scorso anno a Genova.